Adesso sei al capitolo Deliverance, che sarebbe Liberati, forse, non lo so, magari ci spero. Allora, un attimo. Problemi tecnici, ok. Allora, Abdel, cosa vuoi sapere? Ok, eravamo esattamente qui. Sì, dicelo anche a noi, che cosa vuoi ottenere in questo modo? So dove è mio padre e voglio raggiungerlo. Ok. Come fate a saperlo? Glielo dice? Ho le mie fonti. Ah, no, ok. I due fratelli, Howard e Cornelius Palenter, si scambiano uno sguardo complice. Ciaone. Chi altro te lo può dire se non James? Potremmo farvi parlare, Abdel, ma credo non sarà necessario, non è vero, Howard? In che senso? Penso che possiamo risparmiarci questa pena. Ah, ok. In quel senso, ok. Penso che possiamo risparmiarci questa pena. Perché desiderate raggiungere vostro padre, Abdel? Ecco, spiegamelo un po'. Prima di tutto perché voglio ritrovarlo, ma anche perché voglio che riportiate qui Ale. Lei non ha nulla a che vedere con questa storia. E come fai tu a sapere che ci hanno scambiati? Allora lo sapeva che per riportare il padre qui qualcuno doveva andare là. Allora sei doppiamente stronzo tu. Ma l'altra volta James non gliel'ha detto. E quindi come fa a saperlo? Prima di tutto perché voglio ritrovarlo, ma anche perché voglio che riportiate qui Ale. Lei non ha nulla a che vedere con questa storia. Ma anche se vuoi fare l'eroe, adesso è un po' tardi. Davvero, siete molto ingenuo, Abdel. E sia, esaudirò le vostre richieste. Cosa? Fermi, stop. Ma cosa sperava di ottenere Abdel facendo una cosa del genere? Loro non dovevano farlo andare lì, perché se lo fanno andare lì, poi non possono ricattarlo, Abdel. Non possono dirgli, noi ti facciamo ricongiungere con tuo padre a patto che tu ci mostri, ci fai conoscere la signora Elena. E quindi perché lo mandano lì? E poi quindi portano indietro me, se lui va là. Cioè, non sto capendo il senso. Ci sono troppi intrecci. Davvero siete molto ingenuo, Abdel. E sia, esaudirò le vostre richieste. Va bene. Naomi vi guiderà alla sala degli esami per i test preliminari. Ah, ok, c'è tutta la baracca. Se volete seguirmi, Abdel. Dobbiamo accompagnarli, capo? Sì, non credo abbia. Sì, non credo abbia in piano un sabotaggio, ma è meglio essere prudenti. Non sto capendo, ragazzi. Non so più da quanto tempo sono qui, da giorni. Mi sembra, non succede nulla. Massimo non è venuto a farmi visita e perfino Amon, nella cella a fianco, non dice più niente, a meno che non l'abbiano portato fuori, addirittura ucciso. Ma tanto a te fa piacere perché sei una cretina, l'abbiamo capito. E il peggio è che non riesco più a ritornare alla mia epoca, neanche in sogno, per il ciondolo, ok. Avrei dovuto tenere il ciondolo con me invece che nasconderlo in fondo a quella grotta. Ahmed deve aver parlato e Seth l'ha recuperato. No, ok. Howard Palenter mi controlla e io non ho più alcun potere. Ok. Le avventure non sono divertenti tutti i giorni. Dei passi rimbombano nel corridoio. Ah, c'è qualcuno. Eccolo. Bastet, che ci fai qui? Sono venuta a liberarti. Cosa? Ma qui la coerenza regna sovrana. Poi ci credo che non capisco niente. Mi stupisci, non ti credo. Ah sì? Il guardiano ti ha dato le chiavi?
Non ti credo. Bene, mi crederai quando questa porta si aprirà. E questa volta sarà per andare dove? A farmi decapitare? Esatto. Non posso crederci che tu sia così sospettosa. Minchia. Mi biasimi anche. È per farti ritornare al presente. Ecco tutto. Vabbè, effettivamente, se mi togli di torno, poi tu non hai più problemi. Ma Howard Palantir che cosa ne penserà? Bugiarda. Non posso crederci che tu sia così sospettosa. È per farti ritornare al presente, ecco tutto, bugiarda. Che tu ci creda o no, non mi interessa. Comunque non lo rivedrai più. Quindi mi spedisci a casa così che io non lo veda più, giusto? Stiamo parlando di Massimo, giusto? Non so niente, non mi ha detto tutto. Ma i soggetti delle frasi li vogliamo mettere? Non so niente, non mi ha detto tutto. E poco importa dal momento che ritornerai nel tuo mondo. Quindi hai trovato un modo pratico per sbarazzarti di me, senza essere obbligata a uccidermi. Esatto. Che mi fa anche un po' contenta, se permetti. L'avrei fatto con grande piacere, ma mi è stato fatto capire che non era un'opzione. Ho un angelo custode. Perché? L'avrei fatto con grande piacere, ma mi è stato fatto capire che non era un'opzione. E perché? Nessuno ha bisogno di me per lo svolgimento della storia. Ma che cavolo? Ho un angelo custode. Chi è Massimo, allora? Un sorvegliante piuttosto. Addio Ale, nessuna gioia nell'averti conosciuto. Idem, ecco. Mamma mia. Oh, non immaginavo che fosse così tecnologico. E beh. Non toccare niente, per favore. Allora, in questa macchina che accade il tutto, farà male? No, almeno per quanto ne sappiamo. Proverete piuttosto una sensazione di vertigine. Ho sentito dire che i soggetti non arrivavano sempre interi. Ah. Questo accadeva prima. Abbiamo perfezionato il processo. Fidati di noi. Ah, cacchio. Beh, è vero che gli scienziati sono sempre dei gran bastardi. Quindi hanno fatto morire delle persone, o meglio, le hanno fatte disintegrare, le hanno fatte letteralmente scomparire. Questo accadeva prima, abbiamo perfezionato il processo, fidati di noi. È un'altra, è in miseria. Rilassati, Abdel. È importante che il tuo corpo accetti pienamente quello che succede. Che cosa succederà esattamente? E tu scompari se dall'altra parte non c'è una persona. Ah no! Ah no, perché ci sto andando io. Ah ok, no, allora è giusto. Ok. Che cosa succederà esattamente? Una dematerializzazione immediatamente seguita da un rimaterializzamento. Una rimaterializzazione. Ma come saprai, senza alcun dubbio, la natura ha orrore del vuoto e secondo il principio di conservazione della massa e dell'energia, la tua dematerializzazione deve essere immediatamente compensata da un trasferimento di massa equivalente. Ok, ho capito. Sì, bene, d'accordo. Risparmiatemi il vostro linguaggio tecnico. E i ciondoli che cosa hanno a che fare con tutto questo? Io voglio saperlo, vorrei saperlo anch'io. Ah, questa è la parte, diciamo, più esoterica dell'esperimento. Non interveniamo su questa questione. Le nostre competenze si limitano al dominio scientifico. Distenditi qui, per favore.
Distenditi qui, per favore. Cominciamo con un esame di salute preliminare e ti somministriamo un leggero sedativo. Per farti rincoglioni. Re. Ah, queste sono le guardie in modalità egiziana. Ah, i cani da guardia. Siete venuti a per liberarmi? Eh sì, per portarti in quel posto lì. Sì, su ordine del comandante signore della città. Abbiamo istruzioni, che chiaramente è la stessa persona, quindi ok. Su ordine del comandante signore della città, abbiamo istruzioni di condurvi al palazzo del faraone. Esatto, Bastet aveva detto la verità, il faraone vuole vedermi. Facciamo la seconda. Sì. No, no, il faraone, il comandante... No, non il faraone, il comandante signore della città. E se io non volessi e se scappassi via, che succederebbe? Abdel morirebbe. Vi troveremo e vi prenderemo con la forza. Vi avverto, il signore comandante della città odia gli inconvenienti. Eh sì. E adesso abbiamo un incontro con lui, così ci spiega. E Amon, che cosa ne avete fatto di lui? Era nella cella vicina alla mia, ma è un po' che non lo sento. Questo non ti riguarda, signorina. Non siamo autorizzati a dare informazioni sui prigionieri. Prigioniero, allora non è morto. Come se te ne importasse qualcosa. Ecco la prigioniera, comandante. Ecco, dici un po'. Potete andare, non scapperà. No, infatti, anche perché mi state riportando indietro. Che cosa volete da me, Seth? Cosa vi fa credere che non proverò a scappare? Perché mi dice che Abdel sta arrivando. Sì. Che cosa volete da me, Seth? Riportarvi alla vostra epoca. Bastet ve l'ha detto, no? Bastet è una vostra creatura, eh? Lavora per voi, vero? Sì, te l'ha detto anche lei. Cosa intende con solo io posso permettervi di farlo? Io posso entrare nel tempio quando voglio. E se decidessi di restare qui, di vivere l'amore perfetto con Massimo, almeno lui mi ama. Cosa? Cosa stai dicendo? Cosa intende con solo io posso permettervi di farlo? Io posso entrare nel tempio quando voglio. Ah, aspetta, io dovevo rispondere. Cosa ti fa credere che non scapperò? E lui mi ha risposto, solo io posso permettervi di farlo, quindi di scappare. Io posso entrare nel tempio quando voglio. Facciamo la seconda. Cosa intende con solo io posso permettervi di farlo? Io posso entrare nel tempio quando voglio. Facciamo la prima. Bastet è una principessa che sa dove risiede il suo interesse. Infatti, e dove si trova il potere. Esatto, io volevo capire come mai Bastet si è alleata con lui. Che fate qui con questa sacrilega? Seth, non l'avete ancora decapitata? Sì. È quello che mi appresto a fare, faraone. È una balla però, immagino. Eh beh, sì. Non lo fate nel mio palazzo, è un affare sporco. Perché l'avete fatta uscire dal carcere? C'è un posto apposta laggiù. Voglio che si penta prima davanti a Anubi per aver dissacrato il tempio, che faccia un sacrificio per il peccato. Sta bleffando, giusto? Che faccia un sacrificio per il peccato. È la sua testa che dobbiamo offrire. Preferisco sentire il suo pentimento espresso con la sua stessa voce, faraone, al fine di non provocare l'ira degli dèi.
Fate come meglio credete, Seth, ma portatemi poi la testa di questa strega. Poi le dirà, gli dirà che sono fuggita, sicuramente. Vedete, Ale, ci sono un sacco di problemi qua. Il faraone è piuttosto rigoroso in fatto di religione. Lo vedo bene. Andiamo, non ho voglia che mi tagli la testa. E come gli porterete la mia testa se mi rimanderete nella mia epoca? Beh, troverò uno schiavo che vi assomigli un po'. No, vabbè, ragazzi. Il faraone non ha tutta questa gran memoria per quanto riguarda le facce della gente. Affascinante. E non vi disturba uccidere un innocente? Che domanda stupida. Nessuno è innocente. Cos'è Death Note? Cioè, non lo so. Nessuno è innocente. Ale. Tutti sono colpevoli di qualcosa, è nella natura umana. Sì, ma si sta parlando anche di te, soprattutto di te. Ci siamo, buon rientro. Ragazzi, sto veramente tornando indietro. No, ma che storia. E siamo di nuovo qui. Wow, ragazzi, wow. Ma quindi adesso faccio il percorso di rientro? No, forse no. Ci siamo, buon rientro. Ho un po' di paura. Che succederà? Qualcuno deve prendere il mio posto, se ho ben capito. Chi sarà? Seth, posso farvi una domanda? Siete Howard Palantir, vero? Sì. Io direi la prima. Forse la seconda. Oh mamma mia, che ansia. Allora, ho un po' di paura. Che succederà? Qualcuno deve prendere il mio posto, se ho ben capito. Chi sarà? Poco importa. L'essenziale è che ritorniate dai vostri, giusto? Tuttavia, vorrei saperlo. È un altro studente? Ti immagini sarà Jared? Madò! È un altro studente? Un membro del personale? Qualcuno da fuori? Oppure Tess? Sarebbe una grande idea questa. L'ultima sarebbe la scelta più logica, La vostra logica non è la nostra, Ale. Fortunatamente, io non sono contorta come voi, Palantir. Ne parleremo alla fine dell'esperimento, Ale. Devo lasciarvi ora. Il segnale è arrivato. Wow, ragazzi. Sei pronto, Abdel? Ho un po' di paura. Siete sicuri che tutto andrà bene? Magari ci scambiamo, cioè tipo ci incontriamo, no? Sarebbe romantico. Wow. Quando sali su un aereo, sei sicuro? Quando sali su un aereo sei sicuro che ci saranno avarie? Quando vai in macchina sei sicuro che non farai un incidente? Quando affidiamo la nostra vita a macchine? Abdel, uno non è mai sicuro al 100%, siamo noi a costruire le macchine, non dimenticatelo, le macchine perfette, proprio come l'uomo perfetto, non esistono. Ok. Sì, ma Ale tornerà indietro, potete dirmi almeno questo. Non possiamo dirti nulla, Abdel. Normalmente, ma tranquillo, tranquillo che poi comunicherò con te perché il ciondolo è in questo mondo. Non possiamo dirti nulla, Abdel. Normalmente i nostri contatti ci dicono il necessario. Ma noi non abbiamo alcuna telecamera o telefono sul posto. Per esserne sicuri. Ah, giusto, giusto, ok. Sì, c'è poi da capire come fanno a comunicare, però ok. Normalmente i nostri contatti ci dicono il necessario, ma noi non abbiamo alcuna telecamera o telefono sul posto per esserne sicuri. Giusto, giusto. E come ritroverò mio padre laggiù?
Chiedi di vederlo al comandante signore della città. Lui saprà come aiutarti. Esatto. Il soggetto è abbastanza stressato, ma per il resto è pronto, signor Palinter. Ma per il resto è pronto, signor Palinter. Nessun valore è rosso. Ok. Molto bene, invio il segnale. Come cacchio fanno a comunicare? Che ne sarà di me? Temo il peggio dai Palinter. E chi vogliono inviare qui invece? A quanto pare non è Tess. Cosa le avranno fatto? Se solo potessi contattarla in sogno, come quando avevo il mio ciondolo. Ma se Seth ha beccato Ahmed e l'ha fatto parlare, io sono rovinata. Se recupera il mio ciondolo, sarà capace di controllarmi, credo. Ah, c'è anche questa adesso. Ehi gatto, sei venuto a sostenermi? Pensi che andrà tutto bene? Non viene con me, giusto? No, non avrebbe senso. Ehi gatto, sei venuto a sostenermi? Pensi che andrà tutto bene? Miau, incoraggiante. Oh mamma, ho le vertigini, tutto diventa rosso. Rosso scuro, rosso scuro, nero. Ah? Eh? Che cosa? Dove sono? Dove mi trovo? Ok, sono tornata, ragazzi. Va tutto bene, Ale, sei tornata sana e salva e il tuo sostituto è stato trasferito con successo. Oh mamma, ho la nausea, la testa mi gira. Chi mi ha rimpiazzato? Che cosa ne farete di me? Questa sì che è una bella domanda. Non penso che mi lasceranno condurre una vita normale. Chi mi ha rimpiazzato? No, vabbè, questo lo sappiamo però. Che cosa ne farete di me? Toccherà al signor Palinter decidere. Probabilmente con tutto quello che so ora mi imprigionerete, così come avete imprigionato Tess. Ma Tess l'hanno imprigionata perché non potevano fare altrimenti. Parlate di quella giovane egiziana, l'abbiamo tenuta al sicuro. Immagina lo shock culturale se l'avessimo lasciata camminare in libertà. Esatto. Howard Palinter non è qui. L'opera della sua vita non gli interessa più? Howard Palinter non è qui. L'opera della sua vita non gli interessa più? E il signor Palinter è in riunione. Dovrebbe arrivare tra qualche minuto. Vorresti bere qualcosa nel frattempo? Oh sì, una coca per favore. Quella manca nell'Egitto antico. Sì, vabbè, ciaone. Vado a vedere dov'è Howard. È appena tornato dal secondo mondo.